Lei li adescava, lui li ricattava, arrestati entrambi dagli agenti della squadra mobile della questura di Cuneo. Inaugurato oggi pomeriggio l'Europe Direct Cuneo, sportello utile a comprendere come muoversi nell'Europa delle opportunità lavorative. Presentata la 91esima edizione dell'Adunata Nazionale degli Alpini, è in programma dall'11 al 13 maggio a Trento. A Savigliano è tempo di cortocircuito, il film festival dedicato ai cortometraggi previsto il prossimo autunno. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teligranda, edizione che apriamo con la cronaca. Questa mattina, venerdì 20 aprile, in questura a Cuneo, il questore Giuseppe Pagano ha presentato i dettagli dell'ultima operazione condotta dalla squadra mobile, accusati di rapina in concorso un albanese di 25 anni ed una minorenne rumena, rispettivamente in carcere al Cerialdo di Cuneo e lei però in una comunità in Toscana, perché si spacciava per 25enne, in realtà era ancora minorenne. Adescava le proprie vittime con la promessa del sesso e poi le narcotizzava per derubarle e ricattarle. Sembra il copione di un telefilm poliziesco, ma è tutto vero. Una coppia di ragazzi, lui 25 anni, lei ancora minorenne, è stata arrestata dagli agenti della squadra mobile di Cuneo dopo aver rapinato tre uomini. Le indagini sono state condotte dalla terza sezione della squadra mobile, reati contro il patrimonio, e coordinate dal pubblico ministero della procura cuneese, Alberto Braghin. Siamo andati a colpire una cellula, definiamola così, organizzata, che si rivolgeva ad una platea di possibili vittime, carpendone la buona fede attraverso mirati contatti che potevano avvenire nel corso di cene oppure addirittura in un supermercato. Quindi, individuata la vittima, si trovava l'occasione giusta. Ma alla base di tutto questo c'è il carpire la buona fede delle persone, delle vittime, le quali ovviamente erano in una condizione di non poter ovviamente sapere che erano al centro di un raggiro, ma che per l'attività posta in essere collaudata da parte soprattutto della minorenne, stringevano questa conoscenza fino a determinarsi situazioni di incontri non finalizzati alla prostituzione, ma comunque incontri ammiccanti, nel corso dei quali poi dopo veniva loro somministrata questa sostanza narcotizzante e quindi si passava poi dopo alla fase esecutiva con l'asportazione di ogni utilità e di effetti personali delle vittime stesse. L'attività è nata dalla denuncia effettuata da una vittima, dalla prima vittima. Questa persona si è rivolta presso il nostro ufficio e ha denunciato di essere stato derubato di denaro e carta di credito e ci ha spiegato che aveva conosciuto una ragazza straniera con cui aveva avuto un'amicizia, l'ha invitata una sera a cena a casa sua. A un certo punto la ragazza le ha offerto da bere a questa persona, dopo un po' lui si è avuto un forte bisogno di dormire, si è addormentato, si è svegliato dopo due ore e ha visto la mancanza del portafogli e della carta di credito e del denaro. Denuncia da noi, abbiamo iniziato un'attività investigativa che ci ha portato a farci capire chi è la persona che ha avuto contatti con la vittima. Per fortuna la vittima aveva il numero telefonico della ragazza, da questo, adesso sintetizzando, siamo riusciti a capire chi fosse la ragazza, lui l'ha riconosciuta nelle foto. Ecco, la interrompo perché poi da questo primo episodio, sempre attraverso questi contatti che siete riusciti a carpire, siete arrivati ad individuare un secondo caso. Assolutamente sì, una seconda persona che con lo stesso modus operandi è stato a sua volta rapinato e in questo caso gli hanno anche sottratto l'auto, quindi abbiamo dimostrato due episodi, due fatti commessi da questa ragazza minorenne che materialmente narcotizzava le vittime e poi le derubava e da un ragazzo maggiorenne albanese che era il suo complice, che le assicurava protezione e che nel caso minacciava le eventuali vittime di denunciarle per presunti rapporti sessuali con la minorenne, rapporti sessuali che non sono stati mai dimostrati, che non sono mai avvenuti. Sempre per la cronaca, incidente questa mattina sull'autostrada Torino-Savona nelle vicinanze di Marene, un camper si è ribaltato, ferite due persone trasportate con l'elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale insieme ai vigili del fuoco e naturalmente i medici del 118, non particolarmente gravi le condizioni delle persone coinvolte.
Ancora cronaca e ancora un arresto e due denunce li hanno effettuati i carabinieri di Mondovì e Roburent nei confronti di tre rumeni, due dei quali minorenni. Avrebbero svaligiato una casa e due auto. Ha solo 18 anni, ma è già aggravato da diversi precedenti, a cui si aggiunge il reato di furto aggravato, contestatogli l'altra notte dai militari del Nora, aliquota radiomobile di Mondovì, e dai militari della stazione di Roburent. Carabinieri che hanno impegnati nei controlli preventivi finalizzati al contrasto dei reati di tipo predatorio, visto l'aumento del fenomeno negli ultimi mesi, soprattutto la sera e la notte. A lanciare l'allarme, un residente di Mondovì ha notato delle persone aggirarsi con delle torce elettriche nel quartiere Carassonne e ha segnalato immediatamente il fatto al numero unico europeo d'emergenza 112. Immediato l'intervento delle pattuglie, hanno sorpreso e bloccato due minorenni e un terzo ragazzo, il 18enne. I due facevano da palo, mentre il più grande, un romeno residente in città, svaligiava un'abitazione. I militari lo hanno pinzato proprio mentre usciva dalla casa ed arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. I due complici, anch'essi romeni, sono stati denunciati, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di varia refurtiva, 350 euro in contanti, orologi, materiale elettronico ed occhiali griffati. Tutta la refurtiva era stata trafugata dalla casa e da due auto in sosta ed è stata già riconsegnata ai legittimi proprietari. Ed ora un'operazione condotta dai carabinieri di Alba che hanno arrestato un trentenne originario di Valenza in provincia di Alessandria, residente però a Corte Emilia. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, venuti a conoscenza della sua attività illecita, lo hanno aspettato all'uscita del lavoro per poi controllarlo ed effettuare anche una perquisizione domiciliare. Durante i controlli hanno trovato 50 grammi di hashish già preparati in dosi pronte allo spaccio. In casa, oltre alla droga, c'erano dei bilancini di precisione, tutto l'occorrente per confezionare le dosi per la vendita al minuto, e sul telefono del ragazzo erano presenti anche diversi messaggi di possibili acquirenti. Ed ora cronaca giudiziaria, ultime battute per il processo in corso per le responsabilità sull'omicidio Piatti avvenuto nel giugno del 2015. Questa settimana è stata richiesta la condanna per il gioielliere ritenuto la mente del colpo che poi si è tragicamente concluso con la morte di Piatti, gioielliere che secondo la difesa invece sarebbe innocente. La sentenza è attesa per il prossimo 8 di maggio. È stata formulata la richiesta di condanna per Giancarlo Erbino, gioielliere torinese, accusato di essere la mente della rapina sfociata nell'omicidio dell'orafo di Monteoroero Patrizio Piatti all'alba del 9 giugno 2015. 26 anni e 2 mesi di carcere, oppure in alternativa 19 anni e 2 mesi se la Corte riconoscesse l'ipotesi prevista dall'articolo 116 del Codice Penale, ovvero l'essere responsabile di un reato commesso diverso da quello voluto da uno dei concorrenti. Erbino è accusato di omicidio in concorso, ma non ha chiesto il rito abbreviato che prevede una sostanziale ammissione della colpa, come invece hanno fatto gli altri 4 imputati già condannati in primo grado a pene comprese tra i 14 e i 18 anni di carcere. Secondo l'accusa, Erbino avrebbe fornito informazioni utili agli esecutori materiali del colpo per ripianare i debiti insoluti nei confronti di Emanuele Sfrecola e Junior Giuseppe Nerbo, che orchestrarono la rapina eseguita poi materialmente da Desi e Messina. L'avvocato Roberto De Sensi, incaricato della difesa di Erbino, ne ha invece chiesto l'assoluzione, sostenendo la tesi secondo cui Erbino non avrebbe tradito Piatti, anzi l'avrebbe messo in guardia proprio all'inizio del giugno del 2015 da un possibile colpo che qualcuno stava orchestrando ai suoi danni. Si sono costituite parte civile al processo con gli avvocati Roberto e Matteo Ponzio, la vedova e la figlia di Piatti. La sentenza è attesa per l'8 di maggio prossimo. 5 milioni e 600 mila euro di spazi finanziari per l'anno 2018 e la possibilità per gli enti locali di spendere le risorse derivanti dagli avanzi di amministrazione e quindi immediatamente spendibili, il cui impiego era bloccato dalle regole del patto di stabilità statale e dal relativo pareggio di bilancio. A comunicarlo con una nota stampa è l'assessore regionale Alberto Valmaggia. La decisione è stata presa dalla giunta regionale su proposta del vicepresidente
27, Aldo Reschigna 30, le richieste presentate dalla Granda 1.413.000 euro sono dell'ente provinciale cuneese. Ed ora ci parliamo di economia e lo facciamo da un punto di vista europeo, lo facciamo soprattutto in riferimento al lavoro. È stato inaugurato questo pomeriggio l'Europe Direct Cuneo Piemonte Nord-Ovest, uno sportello utile a orientarsi fra le opportunità concesse dall'appartenenza all'Unione Europea. C'era anche il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, all'inaugurazione dello sportello Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud-Ovest, un punto di informazione e intermediazione tra l'Unione Europea e i cittadini, recentemente aperto dal Comune di Cuneo per promuovere la conoscenza delle istituzioni europee e dei temi comunitari. Bisogna evitare che l'Europa sia un'opportunità solo per i giovani che vanno via dall'Italia, quindi questo può essere un'opportunità che invece si offre per portare in Piemonte, in Italia, in Piemonte, a Cuneo, delle possibilità di accedere a risorse europee per attrarre giovani dall'Europa, oltre che per offrire più opportunità ai giovani piemontesi e cuneesi. Per le realtà lavorative già esistenti invece l'Europa a sostegno potrebbe essere una risposta, parliamo del caso Burgo ma non solo del territorio cuneese. Ma l'Europa offre possibilità di investimento a sostegno della formazione professionale, dell'innovazione, quindi certamente offre delle opportunità che vanno sfruttate al meglio. Mi sembra che lo strumento che oggi inauguriamo possa rafforzare le potenzialità già grandi del cuneese in questo campo. All'inaugurazione è seguito l'incontro Opportunità per l'occupazione giovanile Cuneo Parla Europeo, al quale sono stati coinvolti i ragazzi di alcuni istituti superiori del territorio cuneese. L'Europa è un orizzonte al quale noi guardiamo con grande convinzione. Crediamo che in questo momento storico in particolare l'Europa sia davvero l'orizzonte a cui tutti quanti noi e in particolare le giovani generazioni devono guardare, perché non solo ci ha garantito 70 anni di pace, ma garantisce il mantenimento e la crescita in quelli che sono i diritti tradizionali che la nostra società, la nostra comunità ha conosciuto e sta conoscendo. In questo momento storico il lavoro è una priorità per tutti, lo è a maggior ragione per i giovani, e questa sera il messaggio che vogliamo mandare è che l'Europa può essere per le giovani generazioni un acceleratore, una grande opportunità dal punto di vista della crescita personale e dal punto di vista dell'occupazione. E quello di oggi non è un momento solo istituzionale, come diceva lei, c'è anche un punto di riferimento proprio per intraprendere questo percorso qui nel Comune di Cuneo. Sì, il punto di riferimento è il nostro Europe Direct, è uno dei 40 sportelli Europe Direct presenti sul territorio italiano, non è un servizio solo per la città di Cuneo, per la provincia di Cuneo, ma è lo sportello per tutto quanto il Sud Piemonte. Noi ci siamo candidati, la Commissione Europea ha accettato il nostro progetto, è una vera cinghia di trasmissione che serve per portare sul nostro territorio informazioni non mediate per spiegare che cos'è l'Europa e che opportunità rappresenta davvero l'Europa per le persone che vivono nel nostro territorio, e serve anche per portare in Europa, alla Commissione Europea, le istanze, le riflessioni, i messaggi che dal nostro territorio devono andare a Bruxelles. Ed ora ci spostiamo a Narzole, dove il sindaco Federico Gregorio ha emesso un'ordinanza di chiusura degli impianti sportivi comunali. La relazione tecnica che conclude i controlli avviati nel 2015 evidenzia reali rischi e un'oggettiva pericolosità degli impianti sia per il pubblico sia per i partecipanti che per gli stessi gestori. Ora comune e gestore, ovvero la SD Benarzole 2012, stanno vagliando soluzioni alternative per far fronte agli impegni e alle attività sportive già calendarizzate sino alla fine di giugno. Torniamo alla cronaca giudiziaria. Anche a Cuneo è stato aperto un processo per presunta truffa ai danni dell'Unione Europea riguardante i cosiddetti pascoli su carta, ovvero i pascoli che ricevevano i contributi da Bruxelles ma non hanno mai accolto bestiame.
I pascoli che hanno preso in affitto non li hanno mai visti, i soldi europei invece quelli sì. Una truffa vera e propria ai danni dell'Unione Europea e del suo sistema di aiuti pubblici all'agricoltura. Truffa a volte legalizzata con manovre speculative che si giocano sul filo delle norme, ma non sempre. Molti i casi scoperti negli ultimi anni, uno anche nel Cuneese, per il quale il processo è in corso. 5 gli allevatori alla sbarra per presunta truffa all'Unione Europea. Sono tutti soci della stessa cooperativa Il Falco di Monterossograna. In pratica sarebbero accusati di aumentare virtualmente la superficie agricola utilizzata delle proprie aziende e riscuotere i premi riconosciuti da Bruxelles nell'ambito della PAC, la politica agricola comunitaria. Un sistema apparentemente perfetto dove tutti guadagnano qualcosa, tanto pagare e Pantaleone, in questo caso da Bruxelles. Nel caso cuneese ci si sono costituite parte civile AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e ARPEA, Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura. Secondo le indagini della forestale, la cooperativa cuneese, dopo aver acquistato all'asta numerosi pascoli, li subaffittava ai soci ai quali consigliava di fare domanda di contributo, ma venivano forniti sempre gli stessi codici degli stessi animali. Sulla carta il rapporto capi per ettaro era corretto, ma le mandrie erano sempre le stesse, replicate più volte, spesso anche all'insaputa del pastore. In seguito al sopralluogo su alcuni pascoli per i quali era stato concesso il contributo è arrivata la conferma che c'era qualcosa che non andava. I sentieri non erano stati battuti da tempo e in alcuni casi i pascoli erano sopra le rocce. L'udienza è stata rinviata per nuove testimonianze. Una notizia di viabilità che riguarda la città di Alba a causa di una serie di lavori. Il comune istituisce il divieto di sosta in via 20 settembre dal prossimo lunedì 23 aprile fino a giovedì 26. La variazione partirà alle 7:30 del mattino, terminerà giovedì alle 19 e il divieto è di sosta con rimozione forzata sui 5 parcheggi a pagamento dal numero civico 4 di via 20 settembre all'incrocio con via Armando Diaz e sullo stadio per disabili davanti al numero civico 5, siamo sempre in via 20 settembre. Ora ci spostiamo a Savigliano, pagina culturale, è stata presentata la terza edizione di Cortocircuito, il film festival dedicato ai cortometraggi che andrà in scena nel prossimo autunno. Organizzata da un'associazione di giovani saviglianesi, la Kermesse conta quest'anno un'inedita sezione tematica chiamata Viso a Viso, dedicata al rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. Il bando di partecipazione verrà aperto martedì 1° maggio. Verrà aperto il prossimo 1° maggio il bando di partecipazione alla terza edizione di Cortocircuito, il film festival dedicato ai cortometraggi che andrà in scena a Savigliano nel prossimo autunno dal 22 al 28 ottobre. Organizzata dall'associazione giovanile nata ad hoc Cortocircuito, la Kermesse si articola quest'anno in due sezioni, quella generale dedicata alle opere a tema libero della durata massima di 30 minuti e quella tematica tutta nuova denominata Viso a Viso, che come testimonia la locandina riportante la sagoma del Re di Pietra, incentrata sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda, sulla scia di quanto promosso dal progetto UNESCO MAB, di cui fa parte la riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso. Inoltre ci saranno altri due premi speciali, uno legato al miglior cortometraggio di animazione, che sarà attribuito da una giuria, diciamo, composta da membri dell'Accademia d'Arte Novaia di Savigliano, e un premio invece dedicato ai giovani, quindi ai cortometraggi realizzati da Under 19 o dalle scuole, anche lì attribuito da una giuria apposita. La giuria è stata profondamente rinnovata quest'anno, a partire da Emanuele Caruso, che è il regista diciamo sulla bocca di tutti in questo momento nella zona, con il successo di pubblico e di critica della Terra Buona, a cui si aggiungono altri giurati di altre categorie cinematografiche, diciamo. Per esempio per il mondo della distribuzione abbiamo Manuela Michetti, per la parte più tecnica un montatore famosissimo a livello nazionale e anche regista come Paolo Favaro, e poi per la critica Chiara Pani di Notturno, una rivista alternativa di critica cinematografica. Manca ancora il presidente di giuria, che per ora
ci limitiamo soltanto a dire che è ancora in fase di ricerca e speriamo di trovare qualcuno che possa diciamo superare la fama di libri precedenti, ecco, diciamo. E poi ci saranno anche una serie di eventi collaterali, anche come l'anno scorso già. Sì, assolutamente sì, come già l'anno scorso cercheremo di creare degli eventi collaterali oltre al festival stesso, perché l'associazione Cortocircuito lavora tutto l'anno per il festival, ma vuole diciamo creare degli eventi ricorrenti. Dopo i 539 cortometraggi provenienti da 48 paesi diversi dell'anno scorso, ci auspichiamo di ripetere il successo e di incrementare anche in termini di pubblico nelle sale, che comunque l'anno scorso era già stato ottimo. Ancora cultura, domenica 22 aprile alle 15 i ragazzi del progetto IOM invitano la città ad invadere il Museo Civico di Cuneo per ripercorrere la storia della provincia alla ricerca dei momenti rivoluzionari che l'hanno segnata. Ad accompagnare nell'invasione digitale gli smartphone e le giovani guide del progetto, ma anche divertenti attività che saranno proposte all'inizio del percorso. L'evento è interamente organizzato dai ragazzi del progetto IOM, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con il bando Musei Aperti 2016 nell'ambito del programma scolastico di alternanza scuola-lavoro. Ed ora parliamo della 91esima edizione dell'Adunata Nazionale degli Alpini. È stata presentata in questi giorni, in programma dall'11 al 13 maggio a Trento. Sarà la 91esima edizione, con l'auspicio, per riprendere le parole del presidente nazionale Sebastiano Favero, che sia l'adunata della conciliazione e l'adunata nazionale degli alpini, quest'anno ospitata a Trento dall'11 al 13 maggio, la quinta per il capoluogo del Trentino dopo quelle del 22, 38, 58 e 87, e si svolgerà significativamente nell'anno del centenario dalla fine della Grande Guerra. L'adunata noi l'abbiamo voluta fortemente, l'abbiamo richiesta per il 2018 che venga fatto a Trento, per quello che Trento rappresenta, il nostro Trentino, la nostra terra, le sofferenze, lo continuo a ripetere, le sofferenze della nostra gente, ma soprattutto con questa adunata vogliamo ricordare tutti i nostri caduti, a prescindere con quale divisa loro abbiano combattuto. A 100 anni di distanza dobbiamo portare e trasmettere quali sono i valori della pace, della solidarietà e soprattutto far capire ai giovani la nostra storia. Il comitato organizzatore ha fatto tutto quello che era possibile per dare a chi verrà qui, sia in forma diciamo giornaliera sia per più giorni, ci sono i campi di accoglienza, ci sono i parcheggi, ci sono i trasporti. Abbiamo cercato di fare in maniera che i servizi vengano fatti in maniera adeguata. Chiaramente non mi illudo che tutti siano contenti, qualcuno dovrà aspettare qualcosa di più, però sappiate che abbiamo fatto il massimo e soprattutto il comune e la provincia hanno dato fondo a tutte le risorse disponibili. Per quanto riguarda la sicurezza, anche per la sicurezza il commissario del governo si è mostrato disponibilissimo, è un settore estremamente sensibile, quindi se ci sarà magari da fare dei controlli in più è meglio avere la pazienza e sottoporsi a qualche controllo in più piuttosto che magari aspettare, piuttosto che rischiare qualche tipo di problema. Per quanto riguarda i cittadini di Trento, la zona diciamo interdetta al traffico, quella che sarà, sicuramente sarà un disagio per i cittadini che lo vedono inizialmente come una cosa che poteva essere evitata. L'esperienza di anni di adunate mi dicono che poi i cittadini l'apprezzano, perché vedono la città senza macchine, solo con qualche bicicletta al massimo, e quindi dicono ci vorrebbe più di qualche volta una città vuota in cui si possa veramente vivere l'umanità di una città, di un centro storico. La raccomandazione che viene fatta ogni anno e sulla quale si è voluto mettere addirittura un logo di divieto è quello sui mezzi, che debbano essere idonei, ma tutto per garantire la sicurezza. Certo, i famosi mezzi impropri, trabiccoli o come vogliamo chiamarli, diciamo è bene che siano evitati. È un aspetto folcloristico sul quale noi come associazione no, assolutamente non condividiamo.
E con gli alpini si chiude questa edizione del telegiornale di Telegranda. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione che prosegue nella fine settimana. Grazie a Granda 7, in onda alle 19 e alle 22 di sabato e domenica, ripercorre le principali notizie di questa settimana, e anche ad Agricoltura Oggi, dedicato al comparto agricolo. Il nostro telegiornale dell'agricoltura andrà in onda sabato alle 12.30 e domenica alle 12. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.